The attempt on my life has left me scarred and deformed. But I assure you, my resolve has never been stronger. In order to ensure the security and continuing stability, the Republic will be reorganized into the First Galactic Empire! Cadetti, bentornati nell'Era Imperiale, il progetto cross-mediale di video e articoli in collaborazione con Star Wars, Libri & Comics. Io sono il grande ammiraglio Emilio Valotti, pronto a raccontare i primi giorni del totalitarismo imperiale. Come sempre, per me è un grande onore prestare la voce al testo di Giovanni De Bonis, membro di Star Wars, Libri & Comics. Per seguirli, trovi tutti i link nella descrizione, tra cui l'analisi e i focus sugli argomenti trattati. Non solo, se vuoi approfondire i fumetti e gli archi narrativi che seguono, non perderti i loro video e gli articoli allegati. Ringrazio inoltre Diego alias Verial24 per la sigla e la nuova grafica dei video, nonché Giorgio Bondi per il percorso che Van Bounds e Star Wars Libri & Comics stanno affrontando insieme. Per sostenerci abbonati, disattiva Adblock, lascia un mi piace e invita amici ad unirsi a questa community sempre più grande e cross-mediale. Grazie a tutti voi che ci state ascoltando, correte a seguire Star Wars Libri & Comics e buon proseguimento. General Grievous was defeated on Utapau. The Separatist leadership has collapsed. The war is over. 19. BBY. Incaricato di procurarsi una spada Sith dal maestro Darth Sidious, Darth Vader si è introdotto all'interno di un'ex base Jedi, l'avamposto Bright Home, alla ricerca di informazioni riguardo superstiti dell'Ordine 66. L'indagine lo ha portato da Kira Kinfila, un anziano ma potente maestro Jedi, specializzato nel combattimento con la spada laser che, dopo aver pronunciato il voto di Barash, vive come eremita sul pianeta Haldolim. L'unica compagnia del maestro in fila è Arex, un droide d'addestramento appartenente al monastero di Haldolim, da molto prima che questo venisse definitivamente abbandonato, decenni o forse secoli or sono. Mentre Darth Vader dirige la propria nave verso il monastero, Kirak avverte l'oscurità incombente. Il Jedi, tuttavia, non è uno sprovveduto e provvede ad attivare le difese di Pasval, la montagna su cui sorge il monastero. Attivati dunque i meccanismi difensivi, Kirak attacca la nave di Darth Vader con tutto ciò che possiede, nella fattispecie trappole dei Padawan, artefatti non meglio identificati da assemblare con l'ausilio della forza. Pertanto, costretto a un atterraggio di emergenza, Vader si ritrova costretto a scalare la montagna irta di pericoli. Dopo pochi passi, tuttavia, il maestro in fila gli si para davanti e chiede: «Sei stato tu!» Vader tenta dunque di strangolare il Jedi con la forza, ma questi resiste. Kirak ha ora compreso. La misteriosa creatura che gli si para dinanzi è il responsabile della morte di quasi tutti i Jedi nella galassia. Master Skywalker, there are too many of them. What are we going to do? A questo punto, il maestro dichiara sciolto il proprio voto di Barash. Egli sapeva infatti che prima o poi l'assassino dei suoi fratelli e sorelle nella forza sarebbe giunto al suo cospetto. A tal proposito, sappiamo che il maestro in fila ha pronunciato il voto di Barash prima dell'invasione di Naboo. Ma è possibile che abbia preso questa decisione a causa di un presentimento, forse di una visione? È possibile che come Saifo Dias abbia presagito l'arrivo di una grande minaccia per l'Ordine, per la Repubblica e per tutta la galassia, e quindi come lui abbia deciso di premunirsi, seppur in modo del tutto differente? Sì, potrebbe anche essere, ma mettiamo da parte le congetture in questo momento e torniamo invece nel vivo dell'azione. Darth Vader è sopravvissuto all'inondazione provocata dal maestro Jedi in fila e ha sconfitto senza troppi problemi i raptorani, creature volatili del corpo di roccia. Frattanto il droide Arex ha analizzato lo stile di combattimento di Vader e ha concluso che, benché privo di spada laser,
il misterioso nemico utilizza tecniche del lato oscuro, tipiche dei Sith. È a questo punto che Kirak, aiutato dal proprio istinto, comprende il vero scopo di Vader. Il Sith vuole ucciderlo per sottrargli la spada laser, corrompere il cristallo Kyber e fabbricare così la propria arma. Dopo questa deduzione, è altamente probabile dunque che il maestro in fila conosca le antiche tradizioni Sith riguardanti le spade laser. Tuttavia, come fa a saperlo se l'Ordine Jedi ha proibito quasi tutte le conoscenze relative al lato oscuro? Beh, è sempre dalle parole di Kira che si può elaborare un'ipotesi. Il Jedi afferma infatti di aver commesso in passato alcune trasgressioni, che tra queste vi sia forse lo studio della collezione di Bogan, come altre prima di lui? A tal proposito sappiamo di almeno 3 individui che a dispetto dei divieti si sono introdotti nella collezione di Bogan. Si tratta dei Padawan Clea Stradain, poi espulso dall'ordine, il Conte Dooku e il già citato Sifo Dyas. When Master Sifo Dyas died, he was not alone. There was a second Jedi here with him. È nuovamente tempo di tornare su Haldorim. Giunto in cima al Monte Pasval, Vader ha sconfitto con facilità il droid Harex e gli ha sottratto l'arma d'addestramento, finalmente pronto alla resa dei conti con Kirak. Il maestro in fila, esperto nel combattimento con la spada laser, si accorge subito delle difficoltà di Vader. È debole, goffo, e le sue articolazioni meccaniche cedono per il troppo sforzo che l'ex Jedi cerca di imporre. Dinanzi all'evidente difficoltà di Vader, Kira comprende che ci deve essere per forza un altro Sith, un maestro. Al che scaglia Darth Vader a valle, convinto di aver eliminato l'apprendista e deciso a trovare e ad uccidere anche il maestro. Always two there are, no more, no less. Vader tuttavia è sopravvissuto alla caduta. L'armatura cibernetica è distrutta, ma il Sith ha ancora la forza al suo fianco e utilizzandola riesce a ricostruire il proprio corpo mutilato, smembrando i resti del droide Harex ed utilizzando i pezzi per ripararsi. Nel frattempo Kirak si è diretto ad Ambalar City, dove anni prima ha affidato il proprio intercettore leggero Delta 7 di classe Aether Sprite alle cure di un'officina, gestita da una famiglia tolotiana. Prima che il velivolo sia pronto, tuttavia, il maestro in fila percepisce di nuovo l'oscurità. Darth Vader è tornato, mosso da un odio sempre più spietato nel confronto del Jedi sopravvissuto. Conscio però di non poter sconfiggere Kirak nel combattimento corpo a corpo, Vader ha infatti scelto di attaccare la città di Ambalar e sfruttare quindi la compassione del Jedi a proprio vantaggio. Dopo aver attaccato alcuni agenti della polizia locale, prontamente salvati dal maestro in fila, il Sith utilizza la forza per distruggere la diga che protegge l'intero centro abitato dalle inondazioni. Il Jedi tenta quindi disperatamente di impedire la strage, ricorrendo alla forza per bloccare l'immensa massa di acqua. Lo sforzo è tale, tuttavia, da impedirgli di affrontare Vader, che riesce quindi a sottrargli la spada. Privo di una qualunque difesa nei confronti del Sith e del tutto assorbito dal tentativo di salvare la città, Kirak giunge al punto di supplicare il Sith di ucciderlo, sì, ma di risparmiare la popolazione. È tutto inutile. Vader non sente ragioni e implacabile strangola il maestro in fila, gettandolo poi tra i flutti mentre l'acqua, ormai incontrollabile e libera dalla diga, sommerge completamente Ambalar City e tutti i suoi abitanti. Con la morte di Kirak in fila e la sottrazione della sua spada laser, Darth Vader ha compiuto il primo grande passo per completare la missione e ottenere dunque la sua spada laser da Sith. Il compito dell'ex cavaliere Jedi tuttavia non è ancora concluso. Quali nuove istruzioni riceverà dal suo maestro e quali insidie dovrà affrontare durante il rituale del sanguinamento? Lo scopriamo nel prossimo episodio. Io sono Emilio Valotti e ringrazio nuovamente Giovanni De Bonis e Giorgio Bondì di Star Wars Libri & Comics. Mi raccomando, corri a seguirli, non perderti l'articolo allegato all'episodio, ma soprattutto premi sul loro video nella schermata finale. Grazie a tutti per averci seguito e che la forza sia con voi.